La parola di oggi è tratta dal Vangelo di Luca al capitolo 11. Gesù ci dice nel versetto 13: Il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco, lo Spirito Santo a volte viene definito come il grande sconosciuto, perché è abbastanza semplice pregare Dio Padre o anche Gesù, che è il Figlio di Dio che ha assunto un volto d'uomo. Ma lo Spirito Santo potrebbe risultare un po' più difficile, anche se Gesù ci dice che è fondamentale chiederlo insistentemente. E questo perché? Perché lo Spirito Santo è Dio che viene ad abitare dentro di noi. E è Lui che è santo, che vivendo in me mi rende santo, mi rende santa, è Lui che è santo. E è attraverso il dono dello Spirito Santo che, per esempio, io posso avere un incontro vivo con Gesù Cristo quando leggo, quando ascolto la parola di Dio. È proprio lo Spirito Santo colui che mi dà la forza, la luce, che opera in me guarigione, liberazione. E potrei dire tantissime cose sullo Spirito Santo e fino a domattina non avrei finito. Allora vorrei lasciare la parola al patriarca Atenagora di Costantinopoli, che verso la fine del 1800 ha scritto questa cosa, che ora vi leggo. Egli dice così: Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è una dominazione, la missione è una propaganda, il culto una evocazione, un ricordo e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa è comunione trinitaria. L'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l'agire umano è divinizzato. Ecco, per ottenere tutto questo, cioè per ottenere il dono dello Spirito Santo, una condizione è necessaria, come dice Gesù, chiederlo, chiedere al Padre il dono dello Spirito Santo e siamo chiamati a chiederlo con insistenza spesso.